Un emozionatissimo Moreno Sacchetti si presenta come nuovo direttore sportivo all'Aquila, togliendosi anche qualche sassolino. Innanzitutto ringrazio la proprietà, ringrazio il presidente, copresidente, tutti i dirigenti per la fiducia. Ci tengo a ringraziare anche la mia ex società, perché se oggi sono qui, parte del merito è anche per la possibilità che mi ha dato il presidente Silvio Brocco, no? Pineto, di mettermi in mostra. Fiducia che ho ripagato sicuramente al 100%. Con la vittoria del campionato e della Coppa Italia. Mi dispiace, l'unica cosa mi dispiace perché sono andato via da Pineto 2 mesi fa e mi aspettavo quantomeno un ringraziamento. Un grazie me lo meritavo. Non è stato fatto neanche un comunicato per salutarmi e di questo mi dispiace. Inizio un nuovo percorso, sono onorato di essere qui all'Aquila, per me è un onere e un onore. L'Aquila è una società prestigiosa, sono qui di certo non per la vetrina, ma per essere protagonista e portare l'Aquila più in alto possibile. Le prime indicazioni di mercato riguardano i fuori quota, mentre su Allegretti Sacchetti fa pretattica. Io penso, anzi sono sicuro, che il campionato di Serie D è il campionato degli under. Ok? Sicuramente quello che ti posso dire in questo momento è che la qualità degli under andrà aumentata. Allora, Allegretti, tu sai, è un calciatore che io conosco benissimo perché abbiamo vissuto insieme un'annata straordinaria, però in questo momento Allegretti è un giocatore del San Marzano e io non parlo di giocatori di altre società. Hai un profilo che potrebbe interessarvi? Per È un profilo che potrebbe interessarmi. il Leo DS, infine, il campionato è ancora tutto da giocare. Siamo a novembre, quindi i campionati non si vincono a novembre. Capisco l'amarezza, un pochettino la delusione. Dopo la partita di domenica, è normale che la sconfitta contro la San Benettese, il campo ha detto che siamo ancora distanti da loro, quindi c'è da lavorare, da parlare poco, correre tanto e raggiungere l'obiettivo prefissato dalla società, cioè quello di essere protagonisti.